I pasticciotti presentano lezioni di latino, seconda declinazione. Partiamo da queste semplici frasi. Lupus in silva latet. Il lupo sta nascosto nella selva. Lupi ferociam timemus. Noi temiamo la ferocia del lupo. Puer in prato ludit. Il fanciullo gioca nel prato. Pueri letizia immensa est. La gioia del fanciullo è immensa. Vir via Appia procedebat. L'uomo procedeva per la via Appia. Viri prudentia magna est. La prudenza dell'uomo è grande. Bellum agros vastabit. La guerra devasterà i campi. Belli memoria funesta erit. Il ricordo della guerra sarà luttuoso. Queste frasi contengono dei nomi che al nominativo singolare escono in vario modo. Lupus, il lupo. Puer, il fanciullo. Vir, l'uomo. Bellum, la guerra. Essi però sono tutti accomunati dall'avere il genitivo singolare in i. Lupi, del lupo. Pueri, del fanciullo. Viri, dell'uomo. Belli, della guerra. Sono tutti nomi appartenenti alla seconda declinazione. I nomi appartenenti alla seconda declinazione sono suddivisi in tre gruppi. Nomi maschili e femminili con il nominativo singolare in us, come lupus lupi, servus servi, populus populi. Nomi maschili con il nominativo singolare in er o in ir, come puer pueri o vir viri. E nomi neutri con nominativo singolare in um, come bellum belli, aurum auri o celum celi. Soffermiamoci ora sulla declinazione dei nomi del primo gruppo, ossia i nomi maschili e femminili in us, come lupus lupi, al singolare lupus lupi lupo, lupum lupe lupo, al plurale lupi luporum lupis, lupos lupi lupis. Tenendo a portata di mano la declinazione e lo specchietto con i casi del video precedente, facciamo ora qualche esempio con i nomi della seconda declinazione in us. Ventus populi ramos agitabat. Il vento, che è nominativo singolare e quindi soggetto, agitava i rami, che è accusativo plurale e quindi complemento oggetto, del pioppo, che è genitivo singolare ed è quindi complemento di specificazione. Fai attenzione! Populus populi, se è maschile, significa popolo, ma quando è femminile, come in questo caso, significa pioppo. In latino, infatti, tutti i nomi di piante sono femminili, perché producono frutti. In platani ramis corvi nidus erat. Il nido, che è nominativo singolare e quindi soggetto, del corvo, che è genitivo singolare ed è quindi complemento di specificazione, era tra i rami, espresso da in più ablativo plurale, che è complemento di stato in luogo, del platano, che è genitivo singolare e quindi complemento di specificazione. Il nido del corvo era tra i rami del platano. Anuli cum gemmis dominorum digitos ornant.
Gli anelli, che è nominativo plurale e quindi soggetto, con le gemme, espresso da cum più ablativo plurale, che è complemento di unione, ornano le dita, che è accusativo plurale e quindi complemento oggetto, dei padroni, che è genitivo plurale ed è complemento di specificazione. Gli anelli con le gemme ornano le dita dei padroni. Soffermiamoci ora sui nomi del secondo gruppo e in particolare sui nomi maschili in er. Decliniamo innanzitutto puer pueri, il fanciullo. Al singolare puer pueri puero, puerum puer puero. Al plurale pueri puerorum pueris, pueros pueri pueris. Come puoi notare, i nomi come puer pueri conservano la e del nominativo singolare in tutta la declinazione. Seguono questa declinazione anche gener generi, il genero, e vesper vesperi, il vespro. Vi sono però alcuni nomi in er che perdono la e del nominativo singolare. È il caso ad esempio di aper apri, il cinghiale, che si declina nel seguente modo. Al singolare aper apri apro, aprum aper apro. Al plurale apri aprorum apris, apros apri apris. Seguono questa declinazione anche ager agri, il campo, e magister magistri, il maestro. Rientrano tra i nomi del secondo gruppo anche i maschili in ir, che si declinano come vir viri, al singolare vir viri viro, virum vir viro. Al plurale viri virorum viris, viros viri viris. Fai attenzione perché i nomi che seguono questa declinazione al genitivo plurale possono uscire anche in um, oltre che in orum. Perciò virum può essere sia accusativo singolare che genitivo plurale. Facciamo ora qualche esempio di frase con i nomi in er e in ir. Puer in agro erat. Il fanciullo, che è nominativo singolare e quindi soggetto, era nel campo, espresso da in più ablativo singolare, che è complemento di stato in luogo. Essiam aper in agro est. Anche il cinghiale, che è nominativo singolare e quindi soggetto, è nel campo, espresso da in più ablativo singolare, che è complemento di stato in luogo. Aper agricole agrum vastat. Il cinghiale, che è nominativo singolare e quindi soggetto, devasta il campo, che è accusativo singolare e quindi complemento oggetto, del contadino, che è genitivo singolare e quindi complemento di specificazione. Sepe viri quoque puerorum iocos probant. Spesso gli uomini, che è nominativo plurale e quindi soggetto, apprezzano anche i giochi, che è accusativo plurale e quindi complemento oggetto, dei fanciulli, che è genitivo plurale e quindi complemento di specificazione. Spesso gli uomini apprezzano anche i giochi dei fanciulli. E infine soffermiamoci sui nomi appartenenti al terzo e ultimo gruppo, ossia quello dei nomi neutri in um, che si declinano secondo il modello di bellum belli, la guerra.
al singolare bellum belli bello, bellum bellum bello. Al plurale bella bellorum bellis, bella bella bellis. Come puoi notare, bellum vale per nominativo, accusativo e vocativo singolare, mentre bella vale per nominativo, accusativo e vocativo plurale. Fai attenzione perché appartengono a questo gruppo anche tre sostantivi neutri che nei casi diretti, cioè nominativo, accusativo e vocativo, escono in us anziché in um. Essi sono pelagus pelagi, il mare, vulgus vulgi, il popolo, e virus viri, il veleno. Di questi sostantivi si usano solo le forme del singolare. Facciamo alcuni esempi. Bella insule agros vastabant. Le guerre, che è nominativo plurale e quindi soggetto, devastavano i campi, che è accusativo plurale e quindi complemento oggetto, dell'isola, che è genitivo singolare e quindi complemento di specificazione. Romani sepe templorum tecta auro exornabant. Spesso i romani, che è nominativo plurale e quindi soggetto, ornavano i tetti, che è accusativo plurale e quindi complemento oggetto, dei templi, che è genitivo plurale e quindi complemento di specificazione, con l'oro, che è ablativo singolare e quindi complemento di mezzo. I romani spesso ornavano i tetti dei templi con l'oro. E infine un avvertimento. Virus invidie pueri ex animo arcete. O fanciulli, che è vocativo plurale e quindi complemento di vocazione, allontanate dall'animo, espresso da ex più ablativo singolare ed è complemento di moto da luogo figurato, il veleno, che è accusativo singolare e quindi complemento oggetto, dell'invidia, che è genitivo singolare e cioè complemento di specificazione. O fanciulli, allontanate dall'animo il veleno dell'invidia. Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.